È impossibile. Ragazzi, forse l'ho trovato. Non è vero. Oh mio Dio. Guarda. Dopo il video in cui ho provato Randonautica, in molti mi avete scritto dell'esistenza di un'app più o meno simile, Geocaching. Per chi ancora non lo conoscesse, il geocaching è una specie di caccia al tesoro, in cui gli utenti vanno alla ricerca delle cosiddette cache. Le cache possono variare in difficoltà, ovvero quanto sono difficili da trovare, terreno, ovvero se per raggiungerla bisogna camminare tra sentieri o arrampicarsi da qualche parte, e dimensione. Alcune sono piccolissime e appena le trovate l'unica cosa che dovete fare è firmare per dimostrare che siete riusciti a trovarle. Altre invece sono grandi e al loro interno possono contenere oggetti che si possono scambiare. Mi è sembrata molto interessante, quindi ho radunato una squadra e siamo partiti in avanscoperta. Apriamo l'app e dobbiamo scegliere un primo posto. Che app? Geocaching. Allora apriamo geocaching, scegliamo la prima e andiamo a vedere com'è, se la riusciamo a trovare, cosa bisogna fare, perché non abbiamo idea di cosa aspettarci. Proviamo uno tipo qua, la chiesa della subida. Difficoltà 2, terreno 2, la dimensione è micro. 3 minuti in macchina. Via. Questa qua è la chiesa. Sono tutte le chiese cormonesi. Ma per fare cosa? Per pregare? Sì, certo. Cos'è, metto le scarpe io. Direi che è meglio. Sicuramente dai. Meglio di sti cosi. Caldo con le scarpe. Descrizione, qua c'è scritto: la chiesa della Subida deve la sua origine a un fatto miracoloso verificatosi il 23 luglio del 1597 nei giorni seguenti, quando da più persone furono notate gocce di sudore grondanti da un crocifisso collocato in un capitello sito dove poi fu eretta la chiesa. Non sapevo questa storia. Dove dovrebbe essere? Ho letto dei commenti e tipo questi dicono: trovata dalla Tasso Crew, ore 22:24, abbastanza difficile. È aperta? Spingi? Magari lì dietro, bravo. Ci sono tre foto. Queste sono le foto delle persone che hanno firmato. Questa cosa qua. Un masso. E questa, vabbè. Questa e questa. Questo masso qua. Non so dove trovarlo. È quello lì. Perché se tu lo guardi, questa macchia qui è uguale a questa qua. Non vorrei che fosse tipo qua in mezzo, ma non può essere. Spoiler. Ah, aspettate. Mi sono accorto solo adesso che ci sono gli spoiler. Lo spoiler è: attenzione all'altezza. È sotto. È sotto. Ah, è vero, può essere che sia sotto. Questo qua è facilissimo, c'è scritto, Ah, facilissimo. Chissà quali difficili. L'altezza può essere o in basso o in alto. In basso è qua, ma non c'è niente. Non riesco a capire. Occhio all'altezza. Come delle chiavi? C'hai delle chiavi? Chiavi della macchina. Chiavi di una macchina. O forse le chiavi che aprono una chiesa. No, sono le chiavi di un'auto. Ma che strano. Toyota. Dato che è una cosa che la gente non trova di suo, secondo me bisogna tipo più provare a toccare, a spostare. Ah, aspetta. Forse occhio all'altezza significa di stare attenti a non cadere qua. Non che è in alto o in basso. Non vorrei dire che forse l'ho trovato. Qua in mezzo. Vedo una roba. Oddio. Ho trovato questo. C'è una cosa dentro. Sì. È lui. Non ci credo. È lui. Tutte le persone che l'hanno trovata. Beh, adesso prendiamo una penna e firmiamo anche noi. Tutti si basano sulla fiducia di questa cosa. Cioè, chiunque potrebbe trovarlo e portarlo via. Un bastardo maledetto se uno la prende e la porta via. Sì. Dobbiamo trovare un nome per la nostra squadra. Nav, Van. Van. Van, con la macchina, van. E disegniamo il coso della Toyota. Bellissimo. Bellissimo. Adesso lo rimettiamo via. C'è il muschio sta roba. Partiamo alla ricerca di un altro. Ma forse proveremo qualcosa di più difficile, più particolare. Dobbiamo fare la versione premium. Wow, welcome to premium. Ok, quindi adesso nella mappa. Oh. Ma tipo questi che hanno i punti interrogativi, cosa fanno? Mystery, questo tipo potrebbe richiedere la soluzione a un enigma per mostrare le coordinate presso cui è nascosto. Ora Iudrio puzzle. Oh, questa difficoltà 3, terreno 2,5, dimensione normale. Vero Iudrio? La cash. Non è nelle coordinate indicate, dovete risolvere il puzzle nel link. Guarda, per il puzzle clicca qui. No! Ma è impossibile. Sì, ma è impossibile. Come facciamo a farlo sta roba? Ma ci sono dei malati che fanno queste cose. Non stai insultando. Ma ci sono delle persone che fanno queste cose. Vediamo l'altro indovinello. Vai, abbiamo pagato. Ma che roba? Borgo Visinale. Dimmi che c'è un puzzle. Della matematica. Questo mi sembra molto interessante perché ho letto tipo numero di colonne, numero civico della fabbrica. Bisogna andare un po' in giro, è figo. Ok, giusto. Non dimenticarti di risolvere l'enigma per ottenere le coordinate finali. Non sarà un problema. Ok, si parte. Ancora ci porta davanti a una chiesa. Dove parcheggio? Qua della chiesa. Si può? Madonna. Fra, quella lì è l'ombra. Ma si può parcheggiare? Ma no, ma non ti... Allora, ma ragazzi, dai!
che non si può. Si può. Ma no, non funziona così. Non si può. Abbiamo parcheggiato qua vicino e iniziamo a cercare di risolvere il mistero. No! Tutto parte parcheggiando nel piazzaletto antistante alla chiesa. Vedi? Cosa ti avevo detto io? Vogliono che Nicola si redima e diventi un bravo cristiano. Ma se sto facendo i corsi per diventare vescovo. No. Il parcheggio è questo. Davanti a voi si erge la chiesa di San Martino, che sorge su un antico impianto di costruzione. Nella facciata principale sono presenti statue raffiguranti. A è il primo mistero, cioè noi dobbiamo capire quante statue. Ok, andiamo a vedere quante statue ci sono. Qua di statue, di santi protettori, ne vediamo due. Una è quella e una è quella lì. Al di sopra di questi si possono notare quante colonne arcuate a contornare il rosone principale. Tu che hai studiato arte, qual è il rosone? Colonne arcuate. E là sopra ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne arcuate. Io non so che quello è un rosone, sono andato per istinto. Attenzione, perché la storia prosegue. In fianco al sagrato si può notare un piccolo parchetto con scivoli, altalene e quante panchine? 1, 2 e 3 panchine. Qua bisogna andare avanti, perché dice: tornando sulla via principale, proseguendo dritti, lasciando la chiesa sulla destra, la chiesa qua, bisogna proseguire verso di là, ci dice: all'incrocio con via Don Minzoni si può notare un agriturismo D, somma delle lettere che compongono il nome. Villa Butussi, 12. Ma attenzione, subito la nostra attenzione viene attirata da una fabbrica che produce materiale per bambini di cui ci interessa solo il numero civico. Quella là è la fabbrica. E il numero è il 4. Ci manca solo una cosa. È in via Pio Paschini, ragazzi. Siamo colti dalla fame. Però per fortuna c'è proprio un luogo che fa il caso nostro. Ma dobbiamo fare attenzione a quanti bambini ci guardano dal loro sfondo arancione. Questi sono i bambini che ci guardano. E come Nicola suggerisce... Ma i bambini o le bambine? Sono due, di due e basta. Due. Quindi, una volta soddisfatto il nostro appetito, che non è stato soddisfatto perché è chiuso, abbiamo tutto quello che ci serve per fare i calcoli e andare a caccia. Ok, e come si fa a fare la caccia? E adesso devi prendere le lettere che hai trovato e usarle. Facciamola da inizio. Prima si fanno le moltiplicazioni, eh? Allora, grazie. La somma dei numeri è 39. Cioè? E questo già lo sapevamo. Ed è giusto. Ma non può fare 39. Ah, infatti abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo sbagliato tutto. Adesso, dato che non siamo capaci, rifacciamo tutto al contrario e vediamo se ce la facciamo. I bambini sullo sfondo arancione sono 2. Questa è l'unica fabbrica che c'è, è gigantesca, quindi quel numero lì siamo sicuri che sia 4. Il nome dell'agriturismo? Villa Butussi, 12. Stiamo sbagliando i numeri lì. No! C'erano anche a lato le colonne, noi non ce l'avamo accorti. Quindi sono 16 le colonne. Il numero ci torna, adesso dobbiamo solo risolvere l'equazione che ci darà una posizione in cui dovremo andare e troveremo la... cash! L'equazione è questa. Le coordinate sono queste. Ora le inseriamo e vediamo dove ci porta. 3 minuti in auto. Si va. La via è qua. Dovrebbe essere laggiù in mezzo ai campi. Andiamo a scoprirlo. Non sono molto convinto di che siamo nel posto giusto. No. Non ha senso. No. Non può essere qua. Mi ha sbagliato. Mi sa che abbiamo sbagliato. Abbiamo guardato nei suggerimenti e c'è questa foto qua che mostra che la cash è su una strada normale. In quanto tempo dovrebbe essere risolvibile? Nella difficoltà qua dice 2, relativamente facile da trovare o risolvibile in 30 minuti. Noi siamo qua da 2 ore. Non so, questa è misteriosa così. Quindi ora ne scegliamo un altro e vediamo. Mi spacchi il vetro così. Abbiamo messo i filtri, grandezza o normale o grande, perché vogliamo trovare qualcosa di sostanzioso, non solo una robetta dove si scrive. E ci è venuto fuori, oltre al puzzle che non ci metteremo mai a fare, uno a rosazzo. Facciamo i bagagli e partiamo per questa magica avventura. Cioè, qua c'era vista, suggestivo. Inizia la ricerca. Nelle mappe ci dice che l'abbazia è questa. Noi siamo qua e dice che è proprio lì, qua di quest'albero. Però, sì, se è davvero così facile... mi sento offeso. Ho letto un po' la storia dell'abbazia. La cosa più interessante che posso dirvi è che si può pernottare e ha 14 o 16 camere. Questa qua l'ha fatta una marea di gente e sono tutti contenti. Quindi adesso facciamo qua un giro. Dobbiamo tenere gli occhi aperti per un box particolare. Magari è questo, Si apre o c'è del liquido? C'è del liquido dentro. Attenzione che Nicola è partito, ma non ha trovato nulla. Se è qua dentro mi incazzo. No, ma com'è che si fa ad aprire sta roba? Hai quella chiave. Cos'è quel quadernetto là? Niente, non è. Potrebbe essere lì sotto. Prova a sgarfare. Col cavolo. Abbiamo fatto un bel giretto intorno, ma non abbiamo trovato niente. Ma secondo me è verso di là, perché la posizione è verso di là. Minchia, lì ci sono un milione di zanzare. Sì, ma non possiamo non trovare anche questa, ti prego. È qua sopra, però è qua. Perché la posizione me la mostra qua. Ma io ho capito qual è il problema. Eccoli qua. Oh.
Siamo qua alla ricerca ancora. C'è una tegola lì sotto. Dammi un bastone. Ma no, non c'è niente sotto. No? Non c'è neanche un buco tipo? No, senti, tocco, non c'è. Ma non può non esserci. Io sto impazzendo, eh. Facciamo pausa, ricognizione un secondo. Guarda il lato della mia gamba. Oh mio Dio. Guarda. Oh mio Dio, sì. Ne hai un botto. Sto per staccarmi la pelle, ti giuro. Non nient'altro da perdere. Ma non puoi entrare. Ragazzi, forse l'ho trovato. Non è vero. Da laggiù ho visto questa cosa, ho detto metti che si apre e c'è, ma è fissata come non so cosa. Se non era lì, non mi viene in mente altro. No, dai, no. Ma dai, ma aspetta, non devi fare così, devi dirci, avvisarci. Eccoci. Eccola qua. Anni. Voi che siete venuti fino qua, perché non avete spostato prima la tegola? Io gli ho detto, vero che ti ho detto prima, sposta sì. La tegola? C'è una tegola lì sotto. Dammi un bastone. Ma no, non c'è niente sotto. No? No, senti, tocco, non c'è. No, ci credo. Lui mi ha anche detto no, ma non è lì. E quindi questa è? E questa è. Quindi non siamo dei falliti totali. È tempo di firmare per la nostra squadra. Poi qua ci sono un sacco di giocattolini, di cose. Team Van, anche questa volta, e praticamente solo questa volta, ce l'ha fatta. Dato che non siamo riusciti a risolvere il secondo indovinello, ma mi sono divertito cercando di capirlo, ho pensato di crearne uno per voi. Quando i carabinieri mi hanno sequestrato tutto, ovviamente hanno preso anche il mio telefono. Per i primi 3 giorni sono stato senza, ho fatto un po' di detox, ma poi ho deciso di creare una nuova SIM. Sono Alessandro della Giusta, scelgo Iliad, perché sono costretto a dirlo. Adesso che mi hanno restituito questo telefono, la SIM che è all'interno di questo telefono non mi serve a niente. Nel caso in cui non abbiate capito, il risultato dell'indovinello è il mio numero di telefono su questo telefono. Il primo che lo riuscirà a risolvere non deve fare altro che chiamarmi. E dovunque sia, lo andrò a trovare e faremo un'avventura insieme. Il primo numero è il 3, dato che praticamente tutti i numeri iniziano così. L'indizio per il secondo lo trovate sul mio Instagram. Buona caccia! Ah.